come sta andando il settore della profumeria artistica in Italia? Profumeria artistica in Italia va bene, diciamo, con un tasso di crescita medio del 9-10% anno nell'ultimo quinquennio, e rimane un mercato di nicchia. Stiamo parlando di un'incidenza di circa 200 milioni di euro di fatturato sui 9 miliardi e 6 del tutto il beauty italiano. Di questi 9 e 6, il 60% sono sviluppati in Italia, il resto in export, e di questi 6 miliardi complessivi solo 1 miliardo e 100 circa in profumeria. E quindi, se confrontiamo i nostri 200 sul 1 milione e 100, capite che l'incidenza sta diventando piuttosto interessante e rappresenta molto bene lo stile italiano. Il mercato della nicchia sta crescendo in Italia, ma forse la nicchia sta diventando un po' meno nicchia? È un processo che è già iniziato un po' di anni fa, sì, effettivamente è vero, sta diventando un po' meno nicchia, c'è un sovraffollamento di brand, c'è un sovraffollamento di punti vendita, probabilmente sta nascendo una nuova nicchia, nascerà, è un processo inevitabile, credo che a breve vedremo una separazione, probabilmente questa diventerà la profumeria commerciale del domani, risorgerà e nascerà una nuova nicchia. E le multinazionali sembrano a caccia di questi brand di profumeria artistica, perché? Ma è da un po' di anni che stanno studiando il settore, perché hanno visto che era un settore che aveva ampi margini di crescita e cresceva quando il mercato invece calava. Ci sono alcune aziende che hanno deciso di crearsi il brand di nicchia, quindi fare delle collezioni private, e altre in modo molto più semplice hanno deciso di acquistare dei brand che avevano già creato un mercato, quindi già trovandosi un mercato realizzato, prodotti preparati, senza dover creare tutto ex novo. Le multinazionali oggi sono a caccia di brand di nicchia, ma per voi distributori italiani cambia qualcosa? Direi di no, non sentiamo questa concorrenza, anche perché i grandi gruppi sono abituati a dei fatturati molto alti. Questa loro passione iniziale poi non darà i risultati che loro vogliono, perché un marchio di nicchia non può diventare un marchio con un grosso fatturato. Hanno una marginalità molto più bassa perché a livello produttivo si producono pochi pezzi. Per cui proprio a livello della produzione, invece di 10.000 pezzi ne producono 1.000 o 500, per cui il costo per pezzo aumenta molto di più. Avete molti progetti in cantiere, partiamo da Stark Paris, le nuove fragranze di Philippe Stark. Sì, direi che i progetti sono diversi, l'ultimo in casa Luxury Lab è Philippe Stark, 3 fragranze volute proprio dal designer francese e prodotte dalla spagnola Profumo e Disegno, lanciate in preview rinascente la scorsa settimana e cominceremo la distribuzione la prossima settimana nella profumeria selettiva. L'obiettivo di Luxury Lab è aprire circa 120 profumerie selettive. Diciamo che con Stark inauguriamo un nuovo segmento di mercato che sta a metà tra la profumeria commerciale e la profumeria artistica. Siamo convinti che possa essere un progetto interessante, un progetto che possa dare quel contenuto valoriale che oggi le profumerie selettive stanno cercando e stanno ricercando nei marchi. E avete in atto anche una riorganizzazione per Natura Bissé. Natura Bissé è stato oggetto recentemente di una riqualificazione dell'immagine e della comunicazione. Il claim, il nuovo claim, The Individuality of Skin, Our Passion Between, ce la dice lunga sulla ricerca dell'individualità della pelle. Del resto noi abbiamo tutti i giorni le nostre beauty expert nel mondo che possono toccare la pelle delle donne e possono scoprire in anteprima quelli che sono i bisogni della pelle delle donne. Natura Bissé non parte dal principio attivo nello sviluppare un prodotto, ma parte dal bisogno della pelle. Il direttore creativo di Min New York si è trasferito in Italia. Perché? Che valore ha l'Italia? Credo che è una domanda molto ovvia agli occhi degli stranieri, perché l'Italia è sinonimo di creatività, anche in questo settore sempre di più, perché c'è l'ispirazione ovunque, c'è la bellezza, fa parte della cultura. Sì, questa è una mossa molto importante. Qualcuno da New York, anche dove nasce oggi un progetto così importante, si trasferisce a Firenze addirittura. Min New York sta andando veramente alla grande, una
fan base veramente incredibile, riordini che fanno il business, e questo è sempre il segno più bello del successo di una marca. Min esiste da 2 volumi, 16 profumi, e la particolarità è che non c'è un prodotto che non va. Ogni profumo diverso e vendono quasi ugualmente. E sta raddoppiando in questo momento, alla fine dell'anno probabilmente farà 3-4 volte di più. E in generale il settore della profumeria artistica cresce in Italia, perché alcuni espositori sono ottimisti, altri ritengono che il business non è così florido. No, addirittura cresce molto, minimo 15-16% in un mercato che sembra abbastanza stabile. Assolutamente un mercato dove tutte le aziende vanno, tutte le marche selettive, già di nicchia. Credo che questo andamento del mercato aiuta molto anche alla creazione di profumi sempre più ispirati in ogni settore. È una tendenza che cerca il consumatore in questo momento, proprio profumi che escono da quello che si conosce già. La presenza delle multinazionali che acquistano i brand di nicchia cambia un po' gli equilibri sul mercato? Ma al consumatore probabilmente non tanto, cambia l'andamento dei distributori individuali. Ovviamente c'è più concorrenza, aziende più grandi che ovviamente hanno anche più mezzi per investire dietro questi marchi. Quindi per voi, diciamo, può essere una fetta di mercato che viene occupata? Assolutamente, anche per noi una fetta del mercato molto interessante. Oggi abbiamo più del 95% nel mercato selettivo, ma in futuro pensiamo di crescere molto questo segmento, la nicchia. A livello di tendenze, qual è la famiglia olfattiva o le famiglie olfattive che vanno di più nella profumeria artistica in questo periodo? Ogni azienda che voglia essere leader cerca anche di proporre e imporre delle tendenze nuove, esplorare dei terreni nuovi. Presentiamo in anteprima qua Pitti Fragranze, una fragranza che proprio va in questa direzione. È un gourmand, ma cosa del tutto inaspettata, non è un gourmand tradizionale che si associa a note molto riconoscibili, note molto sucree, quindi zuccherine. È una cosa molto più costruita, molto più complessa, che possiamo chiamare pan di Spagna, una nota pan di Spagna, una cosa sorprendente in profumeria, straordinariamente piacevole, fa sorridere il viso e l'anima quando la si prova, e anche i colori sottolineano questa solarità con un giallo aranciato. In questa fiera presentiamo 2 fragranze che sono esempio della nostra creatività, che sono un fiorito fruttato che si chiama Hélène, dedicato alla figlia segreta. È un'ispirazione di frutti tropicali in onore di Hélène, la figlia segreta nata a Sant'Elena di Napoleone, e quindi le atmosfere tropicali dell'isola di Sant'Elena sono riportate in questo. Presentiamo anche François Charles, un'altra fragranza che è anch'essa creata da una delle prime generazioni dei maestri profumieri Rancé, nata nel 1795 a Grasse da una famiglia di guantai e profumieri. François Charles è una fragranza, un aromatico, un fougère molto brioso, che infatti rappresenta la gioia di vivere, fu originariamente creato per celebrare la nascita del figlio di Napoleone. Ma in questa fiera l'anticipazione è Eleonore, ed è il gourmand a cui accennavo prima.